si è manifestata così, improvvisamente, misteriosa, inattesa. Non è chiaro da quanto tempo, ma una figura umanoide è apparsa sopra la torre medievale che domina il paese di Arcugnano. Seduto sulla croce di metallo che sormonta una delle due torri, simboli rappresentati nel gonfalone del comune, un manichino che dall'alto, in perfetta solitudine, sembra osservare la vita che scorre brulicante nel fondovalle. Non è chiaro come e con chi ci sia arrivato, ma da qualche giorno gli abitanti si sentono osservare da questa figura che suscita stupore, curiosità, supposizioni. Le performance artistiche ad Arcugnano non mancano, anzi, ma questa volta il comune non c'entra. No, stavolta sono innocente, cioè non è né merito né colpa mia. C'è questa anima bianca, quasi un angelo, che guarda verso le nostre valli, guarda verso il municipio, per cui se vogliamo dargli dei significati, per me ha solo dei significati positivi. Il manichino, da semplice strumento da studio, è diventato nel Novecento protagonista assoluto nell'arte, simbolo enigmatico, neutrale, di qualità umane, eterne, ma senza vita, sospese nel tempo, come nei quadri metafisici di De Chirico. Questa figura però, appostata sulla torre dietro il municipio, sembra comportarsi come Watu, il muto inquietante osservatore che fa capolino nelle strisce a fumetti della Marvel. Questa bianca figura sembra proprio osservare la realtà, anche come l'angelo Damiel, protagonista del celebre film Il cielo sopra Berlino di Wenders. Chissà se, come quell'angelo che volle rinunciare all'eternità, preferendo diventare uomo, anche questo osservatore misterioso possa scendere e sparire tra i mortali, preferendo vivere una comune esistenza, perché qualsiasi vita è degna di essere vissuta.